Eccoci ritornati come promesso. Ecco qui, buonasera di nuovo. Buonasera a tutti. Puntualissimi i miei collaboratori di questa sera. Un po' di ritardo c'è stato da parte della DG, ma semplicemente perché il nostro buon Sala si era disconnesso e quindi è stata riavviata la sessione. Adesso tutti danno l'ok, compreso me, per passare alla sessione di gara. Abbiamo visto un warm up in cui è riemerso dalle viscere della classifica Bosi, che davo un po' per spacciato, ma comunque ricordatevi che partirà undicesimo. Ha fatto registrare il giro più veloce in warm up, quindi attenzione, c'è una reprimenda per Fabio, che sarebbe Prestige. O almeno credo che sia lui, perché forse ha qualche remora sul Dario, c'è una faida interna. Comunque si va in gara e io prendo l'onboard del Pullman di oggi, Paolo Ferraina. Intanto si è disconnesso qualcuno ed è Guglia. Spero che si riconnetta per tempo, perché manca poco, 7 secondi e si schiera Paolo Ferraina, quindi adesso andremo a seguire dal suo onboard il giro. Ecco, parte il pilota, accelerazione non lunghissima del rettilineo di partenza, che porta in discesa verso la frenata della prima curva, molto stretta, una curva gomito si potrebbe dire, verso destra, poi una salita con curva verso sinistra dove si soffre un bel po' il sovrasterzo e anche il sottosterzo, breve a lungo, poi questa S con un cambio rapido di direzione sinistra-destra. Bisogna stare attenti a non salire sui cordoli e a cedere la linea bianca in quel tratto. Qui c'è un allungo fino alla sesta marcia, poi si scala un paio di marce, si arriva alla zona, diciamo, al termine del primo settore, poi abbandonata la curva Ford si allunga fino in settima per arrivare alla frenata decisa della Dunlop. Qui è un po' difficile giudicare il punto di frenata, specie con vettura carica, attenzione perché è una curva parabolica da raggio veramente ampio, dove l'anteriore sinistra è molto stressata. Si sale quindi verso la S di Schumacher, che porta queste due curve secche a 90 gradi in pendenza verso l'interno, la curva 11 Kumo e la 12 Bit, che immette sul rettilineo dietro ai box, dove si può tentare qualche sorpasso in fondo alla staccata, questa staccata dove arriva adesso Paolo Ferraina con chicane molto stretta, chicane Beetle con cambio di direzione molto importante, dove è importante anche avere un anteriore preciso. Ultima curva decisamente critica, quella della Coca-Cola, dove più che altro bisogna stare attenti a controllare il posteriore in accelerazione e a puntare bene il muso per non avere un sovrasterzo. Paolo Ferraina leggermente lungo e allegro sul rettilineo di partenza. Non si è sistemato benissimo, devo dire. Vedremo se ci saranno problemi. Dietro ci siamo quasi, Ax. Sì, arrivano le ultime vetture. Tutti. Ecco, non ci sono problemi, quindi semafori in procinto di accendersi. Siamo a tre luci, quattro luci. La prima curva e parte il Gran Premio di Germania. 45 giri di brivido, attenzione perché Ferraina ha avuto una partenza molto cagionevole, ne ha approfittato Zed dalla seconda posizione. Ferraina ci riprova a riprendersi la prima piazza dall'esterno, ma non ci riesce. Fianco a fianco i due, attenzione perché si vuole mettere in mezzo anche Kimi, che ha scavalcato Alarico e Dario in partenza, anzi soltanto Alarico che gli era davanti, Dario è rimasto lì dietro. E Paolo Ferraina si è ripreso la testa con un sorpasso deciso su Zed, che aveva staccato inizialmente il pilota della Lotus, quindi adesso Kimi 75 che lo bracca e Dario che ha scavalcato insieme a Kimi Alarico, che si ritrova a quinto a doversi difendere da Tonic 182 sesto.
poi c'è Matrix 75, settimo, che non ha avuto una gran partenza, devo dire. Fernando ottavo credo abbia perso una posizione. Fernando lungo alla S di Senna viene beffato da Gabriele Bosi, che guadagna un'altra posizione. Grande partenza di Bosi, da undicesimo a ottavo nel corso del primo giro, rimarcabile. Attenzione, Fernando cade anche sotto le grinfie di Simone adesso, che lo punta per la nona posizione. I due sono in lotta. Simone ha una buona uscita dall'ultima, dalla curva 12, lo attacca all'esterno della frenata della chicane middle, ma non lo passa. Fernando resiste all'esterno, gran lotta, e qui si mette in mezzo anche Mario Fara, che si difende da Giant, dodicesimo, e Alex sprofondato tredicesimo. Alex è davanti. L'ho visto andare fuori la curva 2, un po' fuori dal cordolo, non so se per un contatto o cosa, ma Proserpio anche ha avuto qualche difficoltà. Attenzione, Prestige si butta all'interno e lo supera con un grande sorpasso. Prestige ha valutato bene la staccata, ha avuto un buon apice. Vedo ruote fumanti e c'è lotta qui davanti tra Dani, che va fuori sul cordolo. Attenzione, Simone Fara. Sì, attenzione, ruotate tra i due. Intanto bandiera gialla da qualche parte sul tracciato. Non si risparmiano i piloti. Io intanto ti rilego un attimino al commento con Matrix in lotta con Bosi, e anche qui partono ruotate decise alla curva Dallop. Io sto seguendo Fara e Simone, che sono praticamente ruota a ruota ogni curva. Fara è veramente attaccato, sta provando a diversificare un po' le traiettorie, ma adesso pare che Simone sia riuscito a mettere qualche metro tra lui e Fara. Eccoci, io intanto risolvevo qualche problema che ha avuto Guglia. User was moved to your channel. Ed eccolo ritornato, l'incidente, eccolo. L'incidente di una Lotus, scusate, di una Caterham. Attenzione, bandiere gialle alla curva 1, ho visto una Caterham ed è Zed senza lettone. Attenzione, rivediamo il replay. Zed viene attaccato per quella che credo sia la quinta posizione e poi viene centrato in pieno da Alarico e prende anche Dario. Per un soffio ce la fa Dario ad evitarlo, e Zed Zed ha stallato, la sua vettura è ferma ancora sulla parte esterna alla curva 1. Adesso si ritira Zed, quindi abbiamo perso già un importantissimo protagonista, Zed. È una buona battaglia tra Bosi, Matrix e Tonic. Sì, intanto sì, scusatemi, perché questo parapiglia ci ha distratto dalle posizioni iniziali, con Kimi al comando e Dario secondo, Paolo Ferraina terzo. Ci deve essere stato anche un errore da parte di Ferraina, non me lo spiego il perché di questo. Eh sì, attenzione, Paolo Ferraina esce dalla curva 5, si prepara, ecco, arriva qui alla curva 6, frena, prende troppo cordolo all'interno, ha un testacoda, un semi testacoda, e lo scavalcano il compagno di squadra e Dario. Adesso Ferraina in battaglia con Tonic, attenzione, Tonic ne prende la scia, si porta all'interno della curva 1, prova la staccata decisa, ma ne ha di più Ferraina, che gli resiste. Intanto così facendo Dario è secondo, Ferraina è terzo, al comando il compagno di Ferraina, Kimi, e Tonic che si difende a sua volta da Matrix, che quasi lo spinge in uscita dalla curva 4. Tanto Guglia, se ci sei facci sapere. Sì, ok, sono ritornato, sono rientrato proprio nel momento lì di parapiglia. Cerca di entrare su Matrix, si gira Bosi. Il sorpasso e ha toccato, quindi ha toccato l'avversario, si è girato e adesso vediamo il replay. Dodicesimo. Sì, c'è stato un largo di Matrix 75 alla curva Ford.
l'ha pizzicato con l'anteriore sinistra Bosi, che forse ha aperto gas troppo prima, poteva salvare quel sovrasterzo, invece così facendo è precipitato dodicesimo, quindi ha riperso tutte le posizioni che aveva guadagnato. Sì. Adesso era lì davanti, punta Dani, sì, ma sappiamo. E ci sono dietro di lui le due Sauber che stanno tornando su notevolmente. Io guardo Bosi che attacca all'interno della chicane di forza Dani e lo passa, ma Bosi sappiamo che ha un gran passo, l'ha fatto vedere adesso nel warm up, era il più veloce di tutti, ma ha veramente si è rovinato la gara in quel contatto. Attenzione Simone su Mario Fa. Eccolo lì, l'ho pescato proprio in pieno, intanto drive through Alarico per la manovra, per il tamponamento ai danni di Zed che è costato il ritiro a quest'ultimo. Oltretutto vorrei che controllaste gentilmente se si tratta di drive through o di stop and go, perché il ritiro comporta lo stop and go, se non ricordo male. Vedo drive through, anzi, io ho letto drive through. Quindi Bosi su Giant. Sì, intanto ecco, sì, Bosi supera un'altra anche Giant, sì. E punta Alex che è risalito nono, che punta a sua volta Simone. I due si trovano vicini in discesa verso la curva. Dunlop! Si fa vedere all'ultimo momento. Alex rischia tantissimo in quella manovra. Ma io spenderei due parole su Simone, che credo abbia preferito ancora una volta le dure per questa prima parte di gara. Lui che di solito esprime apprezzamenti diretti verso il composto più duro. Si trova bene con queste gomme, dice, quindi solitamente gli abbiamo visto fare strategie orientate al minor numero di stop e possibilmente con le dure, ma questo gli sta dando qualche grattacapo con Alex che praticamente lo avvicina ad ogni frenata. E adesso gli prende la scia, intanto Kimi giro più veloce, 1.33.950, non è ancora il best che ci ha fatto vedere nel warm up. Comunque Simone si è difeso in questo frangente e così facendo aiuta Fara a rimanere settimo, mentre Fernando sesto è recuperato qualcosina. Matrix è ancora inchiodato dietro Tonic 182 e non lo riesce a passare. Paolo Ferraina non si è ripreso più da quel testacoda. Attenzione Matrix, errore di Tonic, ma tiene la posizione. Sì, rivediamo rapidamente l'azione. C'è l'errore di Tonic in inserimento alla curva 12. Più che errore vedo la manovra audace di Matrix, che vuole render gloria alla scuderia. Lo attacca addirittura in salita verso la curva Kumo, ma non ha velocità per buttarsi all'interno. Adesso prepara, credo, l'accelerazione per il successivo rettilineo. Esce benissimo dalla curva Bit, però sa che gli manca un po' di velocità di punta, quindi assetto carico per dietro Alex, molto aggressivo. Attenzione, tamponamento! Rovinoso tamponamento di Matrix in diretta, tra l'altro, ai danni di Tonic, che avrà risentito del colpo, credo, ma l'ala posteriore vedete che è al suo posto. Bosi ha passato Alex e punta Simone. È senza ala Matrix, non se n'è accorto, deve stare attentissimo. È infatti lunghissimo, perde il controllo sulla ghiaia, salva il salvabile, però lì anche lui ha perso un'eternità e si poteva fermare ai box, ma non se n'è accorto sfortunatamente per lui. Adesso ancora difficoltà per lui, che chiaramente senza portanza nella parte anteriore non ha più direzionalità e quindi la sua vettura va in giro ormai fuori controllo. Però Matrix doveva averlo capito subito che una botta del genere sicuramente gli avrebbe causato dei danni. Oltretutto non so se era concentrato a prendere la scia o cosa, ma ha mancato il punto di frenata tantissimo, perché non credo che staccasse così tardi di solito, ma così facendo si è rovinato la gara. E non solo per l'errore, ma anche perché non si è accorto di aver perso l'ala, e questo adesso gli sta costando tutte le posizioni. In pratica sta scivolando sempre più indietro,
Adesso è nel mirino di Prestige. La corsia box è lontana. E intanto c'è lotta davanti tra Alex Nono e Mario. Anzi, no, Gabriele Bosi. Che aveva fatto registrare il giro più veloce 1.34.7. O 1.34.4, scusate, me l'ero perso. Poi c'è Simone che è stato superato da Mario Fara in qualche modo. Mario Fara ha recuperato una posizione. Vediamo se mi è permesso capire dove è riuscito a superare Mario Fara. Non riesco a riavvolgere fino al momento preciso. È avvenuto parecchie curve fa. È passato quando c'è stato il contatto fra Simone, cioè fra Gabriele C'era stato un contatto tra Gabriele e Simone, però lì... No, scusate, che cosa ho detto? Non c'è stato il contatto... Tra Gabriele non mi ricordo niente. No, ho sbagliato io, Fernando e Mario sono passati quando c'è stato l'incidente in prima curva con la Caterham coinvolta. Ho capito, grazie per la precisazione, ma lì... c'è stato già il drive-thru e comunque è avvenuto dopo. Bandiere gialle, attenzione, datemi un ragguaglio se vi accorgete che c'è qualcosa che non quadra. Abbiamo... Sì, Alarico. E Alarico è senza ala, andiamo a rivedere il replay. Frenata alla curva, Ford perde totalmente il controllo, va a sbattere contro la barriera interna. Tanto replica del giro record di Bosi, 1.33.511, sta venendo fuori il suo passo, così come la sua disperata rimonta. Adesso grande bagarre per l'ottava e nona posizione, Bosi punta Simone, grande frenata, bloccaggio estremo, ruotata, attenzione, contatto, vola la vettura di Simone, lo aspetta Gabriele Bosi che lo fa passare, ma ha perso anche una posizione ai danni di Alex che risale settimo. Esatto. È un po' di foga, cioè, vedo che i piloti oggi sono un po' nervosetti, ci sono stati errori da entry level, con tutto il rispetto per la nostra categoria, ma questi piloti hanno già corso e arrivare a metà campionato. E intanto drive-thru per Matrix 75, che ricorderete due giri fa o tre ha tamponato Tonic 182, che nonostante il tamponamento rimane quarto, ma secondo me ha sentito la botta perché gli è arrivato un siluro dietro. Secondo me lì ci sono dei danni che influenzeranno il passo. Non di meno occhio a Fernando che lo sta avvicinando. Un ragguaglio sui tempi di Fernando, ragazzi. Fernando il giro 1.34.4, attualmente sull'1.34.6.7. Quindi occhio. Seguivo qui avanti Dario e Paolo Ferraina, che sono quasi ferri corti. Sì, intanto c'è la replica dell'attacco da parte di Gabriele Bosi su Simone, che questa volta ha capito le intuizioni, è andato a proteggersi all'interno della curva 1 e ancora qui si protegge spostandosi leggermente a centropista. Simone, astutissima la sua difesa, è molto corretta, devo dire. Che Simone, Dani fermo a bordo pista, attenzione, Dani era tredicesimo, no, tanto si ferma Matrix 75 per scontare il drive thru ed eccolo entrare ai box. E Dani ha perso una ruota, bruttissimo incidente. Andiamo a rivedere il replay. Tanto Max, per quanto riguarda la strategia, siamo intorno al decimo giro, quando potremo vedere i primi pit, intorno al quindicesimo. Credo che... Sì, per giù lì, sedicesimo giro, per chi ha la soft. Per le soft.
intanto scusate, 22esimo per le hard. Grazie per il ragguaglio, ragazzi. Sicuramente ci siamo dimenticati, tra tutte le azioni che abbiamo visto finora, di descrivere un po' la strategia. Avevo accennato al fatto che questo circuito non punisce severamente le gomme, però se si sbaglia e si esagera con l'assetto, sicuramente si risente un pochettino di più del consumo, e questo alimenta strategie diverse. Se non altro, attenzione alle soste che arriveranno a breve. Intanto volevo farvi sapere che non sono riuscito a capire la causa dell'uscita di pista di Dani, perché il pilota è stato disconnesso dal server e non sono in grado di Gabriele Bosi a Gian. E non sono in grado di sapere. E Gabriele Bosi è scivolato decimo. C'è stato un errore da parte sua. Un tentativo di sorpasso sicuramente, adesso ci riprova. Sì, ma i due. Ah, ecco dove è stato l'errore. All'ingresso della curva Kumo, anzi la bit, la 12. Allegro Bosi va sull'erba e perde il momento per l'accelerazione. Occhio davanti, Paolo Ferraina su Dario. Sono veramente incollati. Ed eccoli qua i due, grazie della segnalazione in Guglia. Dario Alarico intanto giro record, che si era fermato per sostituire l'ala, ha sostituito anche le gomme, immagino che abbia rimontato le soft. 1.33 e 3, attenzione a Paolo Ferraino all'interno su Dario, staccatona di Dario che arriva lungo, attenzione si toccano i due. Dario probabilmente all'interno, non ci pensa a desistere. Dario si riprende la posizione, attenzione perché è della partita anche Tonic 182, che davo per escluso, ma evidentemente qui c'è un problema, perché Dario ha un passo tremendamente più lento e sta facendo perdere terreno a Paolo Ferraina, o Tony che si è svegliato di colpo e è andato a prendere Paolo Ferraina. Aveva un distacco di secondi pieni, io neanche riuscivo a vedere la sagoma di Ferraina dall'onboard di Tony, giusto per darvi un'idea della differenza di passo che può comportare avere un pilota più lento davanti. E adesso c'è un treno di tre piloti in lotta per la seconda, terza e quarta posizione, con Dario che guida questo trenino, e in coda c'è Fernando che non è troppo lontano, e se la memoria non mi inganna Fernando potrebbe avvantaggiarsene sul rettilineo, perché di norma è uno di quelli che viaggiano più scarichi. Non oggi però, perché lo vedo 290, attenzione davanti, l'errore di Dario permette a Paolo Ferraina di infilarlo, e attenzione Dario ai box, era chiaro che aveva qualche problema con le gomme, perché il suo passo era terribilmente sorpasso su Fara. Anche Mario Fara ai box, viene passato da Simone. Infatti si vedevano gli intertempi che cominciavano a diventare anche quasi tutti rossi, nessuno più riusciva a migliorarsi, infatti cominciano i primi pit. Sì, l'undicesimo giro, segnaliamo i primi pit. Infatti adesso quello che succede è che le due Lotus sono al comando, con Kimi che in realtà aveva preso il comando delle operazioni già nel corso dei primi giri dopo l'errore di Ferraina. Non solo il Ferraina che ha fatto un errore, ma anche ricordiamo Bosi piuttosto che Alarico, piuttosto che lo stesso Matrix 75, che sono stati coinvolti in tamponamenti, toccatine o insomma contatti che gli hanno fatto perdere posizioni e tempo, e tutto ciò è andato a vantaggio di Kimi, che all'inizio non aveva capitalizzato moltissimo dalla partenza, sicuramente era rimasto lontano dai guai e questo è quello che l'ha premiato. Ma adesso occhio, perché il compagno Ferraina gli è dietro, e sarebbe interessante vedere quanto ha girato Ferraina in questo giro, che si era tolto davanti Dario. È lungo di Ferraina che credo abbia problemi di gomme, taglia la chicane Vidal, ma prosegue Ferraina, prosegue e il lo segue sul 34 alto. E dietro di lui Tonic è molto vicino, è a meno di un secondo, quindi. E Tonic
fondo al dritto, 296 per lui, quindi vettura scarica per il ferrarista. Non di meno occhio a Fernando. Tanto che Kimi ai box, sta uscendo dai box adesso. Quindi ci eravamo persi il Kimi ai box. Sì, ha pittato. Quindi prova l'undercut, mossa molto saggia, perché con questo trio di piloti in lotta, se non verrà rallentato, se questi tre si fermeranno adesso, Kimi ha praticamente su Prestige. Kimi ha praticamente pista esatto. libera e potrà spingere. Questo è importantissimo in un circuito dove il sorpasso non è così facile. Bisogna rischiare, ma i piloti oggi ci hanno fatto vedere fuoco e fiamme, altro che azzardo. Si può dire che non si siano risparmiati assolutamente. Abbiamo visto anche tamponamenti pesanti. Gabriele Bosi tocca Prestige, si impenna la sua vettura. E bruttissima toccata. Bosi si ritira. E Bosi, secondo ritiro. Secondo ritiro di questo genere per lui, che si è sfavato un po' troppo, passatemi il termine. Non lo so, dovrebbe stare un attimino più tranquillo. Aveva il passo per recuperare e rientrare in zona punti. E oggi si fermano davanti a Axe, si fermano Ferraina e Tonic assieme. È anche quello che pensavo anch'io, se fossi stato in Kimi 75, che ha capito subito questo. Si ferma anche Fernando e vediamo come evolverà questa situazione. Dicevo di Bosi che poteva fare punti ed erano importanti per lui, anche per difendere la seconda posizione in classifica, visto che non ha margine. Attenzione, giusto davanti, lotta! E lo spinge quasi! Tonic spinge quasi Ferraina e lo passa di forza, avendo il vantaggio di traiettoria. Ferraina però tiene l'interno per provare a contrattaccare, si butta dentro Mario Fara, che cerca lo spiraglio. Mario Fara settimo, che oggi potrebbe fare buona gara. Attenzione, sovrasterzo in uscita dalla curva 5 per lui, e cade sotto le grinfie di Fernando, che lì dietro lo segue a ruota. Si è appena fermato, e invece Mario Fara credo si debba ancora fermare. Datemi un aggiornamento a riguardo. No, Mario Fara si è già fermato, si devono fermare soltanto... Si toccano Fernando e Mario Fara, e qui c'è Mario Fara che è impantanato, non riesce ad uscire, stranissima quella parte di pista, c'è un fosso tra la ghiaia e la parte asfaltata. Intanto giro record di Dario, che si era fermato qualche giro prima. E lì Mario Fara ha perso tutto. Alex Simone davanti. E qui oggi io vedo parecchie lotte, quindi stiamo concentrati ragazzi, perché se le stanno suonando e i piloti stanno andando alla carica, sembrano davvero inferociti oggi. Non so che gli prende, ma avranno dosi di dopamina nel sangue allucinanti, perché non ho visto mai roba del genere in Advanced. Cioè, abbiamo visto tutta la griglia. Sì, grazie Roberto. Tutta la griglia praticamente col coltello fra i denti. Cosa positiva, per carità. È bello vedere lotte in pista, ma i piloti oggi non hanno avuto la misura che hanno avuto in passato con altri duelli altrettanto duri ma molto sportivi. Oggi invece sono volati tamponamenti di ogni tipo. Devono stare attenti i piloti, ma soprattutto intanto drive thru per Fernando, perché per la toccata che ha causato il testacoda di Mario, quest'ultimo Fara ha perso diverse posizioni, quindi Fernando sconterà un drive thru e Kimi intanto riprende la leadership del Gran Premio. Aspettiamoci qualche giro record da parte sua. Kimi, che non è mai stato così tanto al comando di un Gran Premio in Advanced, che io ricordo. C'era lotta in questa stagione. Su Prestige, in crisi di gomma. L'unico non è stato ancora la porta. Tanto Clio ha superato Prestige per l'undicesima posizione e Proserpio, tredicesimo, non si è rivisto in questo primo stint. Lui che
in altre gare era stato protagonista, come pure è sparito totalmente dai riflettori in Matrix, veramente primo stint sottotono, non so se per la tamponata o che cos'altro, ma veramente ha perso tutto lo smalto dei primi giri. Lo stesso dicasi di Alarico, i due sono latitanti, tra virgolette, latitano nelle ultime posizioni, rispettivamente 15° Alarico e 14° Matrix, ritirati Bosi per contatti vari, ritiro volontario segnaliamo, Z84 per grave tamponamento subito da parte di Alarico, ecco perché Alarico è in fondo al gruppo, e poi di nuovo là davanti Dani, Toni e Paolo, sì, eccoli qua inquadrati. Dani si è ritirato credo per connection lost, attenzione Paolo Ferraina aggressivissimo alla S di Schumacher ed è lì pronto a sfruttare il primo errore di Tonic, che finora è stato molto molto concentrato e non si è abbandonato ad errori, è stato tamponato anche pesantemente da Matrix che latita nelle ultime posizioni, dicevo, per questo motivo. Arriva vicinissimo alla staccata della chicane Vido il Ferraina, che evidentemente ha più carico, ma il rettilineo, vedete come gli scappa la vettura di Simone, scusate, di Tonic, compagno di Simone, ne ha di più anche in trazione, quindi un setup che privilegia la parte del grip meccanico a scapito del grip aerodinamico, ma questo favoreggia senza dubbio la vettura rossa, che ha tantissima velocità di punta. Sta passando il drive thru. Sì, intanto allora io direi di fare un riepilogo di questa della classifica di questo Gran Premio, perché mi sa che ci siamo persi parecchie cose. In tutto ciò ne sono successe di tutti i colori. Facciamo un attimo il punto della situazione. Abbiamo al comando Kimi 75, seguito da Tonic 182 in lotta per la seconda posizione, con Paolo Ferraina terzo, qualche decimo più là Dario, che sta andando molto forte oggi, benissimo per lui. Quindi Alex Hit, che si è stato lontano dai guai ed è quinto, seguito da Simone, anche lui buona gara positiva, Fernando settimo, che è riuscito a recuperare nonostante il drive-thru su Mario Fara e l'ha passato, Mario Fara ottavo, anche lui buona gara, lontano dai guai, Rossano Peschiera in zona punti, notevole la sua gara fino a questo punto, decimo Giante, quindi anche per lui gara senza particolari vicende rocambolesche, quindi Clio V6 undicesimo, dodicesimo Davide Proserpio, Matrix 75 tredicesimo, ricordiamo penalizzato con drive thru per tamponamento e danni di Tonic 182, ha perso l'ala, non se ne è accorto, un giro intero con l'ala rotta che gli ha fatto perdere una vita, quindi molto, Prestige molto vicino Paolo in scia Tony. Prestige 14° e 15° Alarico, che lo attacca. Alarico, che ha subito il drive-thru per aver tamponato pesantemente Zed alla curva 1, perdendo anche lui l'ala e quindi dovendo effettuare un giro senza alettone anteriore. Poi ritirati Bosi, Dani Hit, attenzione lungo di Matrix, che lascia sfilare il sorpasso della Lotus sulla Ferrari. Sì, andiamo a rivederlo, scusate, ero preso dalla lotta tra Alarico e Prestige, che intanto hanno superato Matrix, che ha avuto una svista. Andiamo quindi a riprendere la testa del gruppo, rivediamo il sorpasso di Ferraina, che si vedeva che era molto più veloce, ma era stato bravo Tonic a rimanergli davanti. Ecco, vedete che tiene l'interno, allora disturba in frenata buttandosi all'interno, disturba la traiettoria di Tonic, che deve difendere l'interno, quindi pecca in accelerazione, cerca l'incrocio, bravissimo Ferraina, che poi si butta all'interno e spinge un po' in là Tonic, che dovendo allargare la traiettoria qui non ha avuto il momento decisivo in accelerazione, lì insomma ha perso la posizione, ma non diamo nulla di scontato perché è vicinissimo Tonic e sappiamo che avendo vettura scarica può facilmente recuperare.
Dicevamo. Relax, ti interrompo solo un secondo per segnalarti che si è abbassata una l'asticella dei tempi. Attualmente il miglior giro è 1:32.7 di Alex, seguito da Kimi in 1:32.9. Alex, che suppongo si sia fermato per la seconda volta, forse? Io lo vedo con un pit. Bene, allora grazie per il ragguaglio. Se non altro perché ci siamo anche persi un po' le strategie dei piloti. Finora tutti i piloti hanno una sosta, confermate? Sì. E c'è Matrix senza l'ala anteriore. Matrix ha perso totalmente lo smalto. Oggi gara da dimenticare per i due della Lotus. Andiamo a rivedere il replay. Già avevo avuto un fuoripista in precedenza. Ecco, rivediamo il momento con Matrix che fa una lunghissima escursione fuori pista alla curva Dunlop e perde l'ala in uscita dalla curva 5, esattamente come era accaduto a Larico. Prende il troppo cordolo interno qua, si destabilizza il posteriore in accelerazione e lì poi insomma è finita a muro per Matrix, che continua ad avere problemi. Sta continuando. E senza ala, ma cioè veramente alle volte i piloti perdono talmente troppo la concentrazione che perdono persino la motivazione e la fiducia in se stessi. Anche per una manciata di punti è un peccato perdere questi protagonisti. Lo dicevo a proposito di Bosi, che si è ritirato nell'ordine, poi si erano ritirati prima di lui. Ecco, intanto finalmente Matrix 75 raggiunge la via dei box. Lo dicevo di Bosi, poi si era ritirato insieme a Bosi, stavo ricordando anche Dani Hit, che è stato probabilmente disconnesso dal server, che infatti non lo vedo nemmeno tra le vetture ritirate, a dispetto di quella di Zed, e non sono riuscito a capire il motivo dell'incidente quando si è andato a schiantare, ma ciò che è sicuro è che ha perso la ruota lì alla curva 12, credo. E anche la ruota, forse ha anche spento, ha stallato col motore, gli si è spento e lì gara terminata. Insomma, abbiamo avuto tre ritiri e per ora tutto questo parapiglia volge in favore di Kimi, che senza errori, non gliela vorrei gufare, perciò faccio le corna per lui. Senza errori oggi mi sta sorprendendo, perché al comando di un gran premio d'Advanced per così tanti giri nel corso di quest'anno non ce l'avevo visto. Forse in Malesia, se non ricordo male, dopo l'ultimo stint era davanti e poi fu superato con un sorpasso dubbio da parte di Gabriele Bosi, che andò a vincere, ma Bosi venne penalizzato per quel sorpasso il gran premio successivo. Quindi Kimi, dopo lunga data, ritorna al comando di un gran premio, sta facendo un gran lavoro anche con la strategia. Si sta accendendo un triplice duello. Attenzione, si è girato Alex. Si è girato Alex. Eccola, gliel'ho buttata, mi dispiace poverino, fuori dalle inquadrature. Stavo dicendo di lui, gara. Stava attaccando Dario e credo che abbia esagerato troppo. Rivediamo il replay. Sì, ha dato troppo gas in uscita dalla curva 5. Anzi, è la curva 4 quella, scusate. La curva 5 è questa qui, dove in pratica ha ripreso la pista Alex, che ha perso una posizione così facendo su Simone. Simone che, grazie a tutti gli errori commessi dagli altri piloti, è giunto quinto dietro a Dario in lotta con lui, e soltanto una posizione dietro al compagno di squadra, che è terzo e che finora sta svolgendo un buon recupero, se non altro perché partiva molto indietro, era quarto, cioè era in quarta fila, era settimo, aiutatemi ragazzi. Stavo seguendo Simone su Dario. Sì, eccolo qua, l'ho visto in fondo al rettilineo con l'inquadratura di Tonic, quindi stavo andando a prendere giusto il camera car di Dario. Stiamo osservando questa inquadratura dalla sua
dalla telecamera montata sul cockpit che guarda verso l'ala posteriore potete apprezzare la vicinanza della vettura di Simone nel retro, e qui Dario che manifesta problemi in uscita dalla curva 4. Intanto bandiere gialle per un attimo, quindi c'è stato un fuoripista evidentemente. Occhio a tutti i cambiamenti di posizione, ragazzi. Io dice un fuoripista innocuo. Sì, intanto ecco, è successo tutto ciò quando siamo nel corso di metà gara. In pratica abbiamo varcato la soglia di metà gara in questo preciso istante, con Kimi al comando, che adesso si trova ad affrontare la chicane Vidal, e qui sta per tagliare il traguardo del 23esimo giro. Attenzione, e iniziare Simone, Dario ancora, sono il 24... Simone. Il 24esimo Simone all'esterno alla chicane. Che coraggio, grande. Che coraggio e che bravura da parte di Simone, che ha fatto un gran sorpasso. E Dario ritorna ai box. Quando siamo nel corso del 24esimo giro, Dario è stato superato ancora una volta in crisi con le gomme prima di tutti gli altri. È stato superato da Simone con una manovra pericolosa, ma devo dire pulita e soprattutto spettacolare. Questo promuove Alex nuovamente in quinta posizione, o meglio gli concede un recupero momentaneo. E adesso andiamo a vedere dove uscirà Dario. È uscito ottavo. Verraina sta rosicchiando tempo su Kimi. Il passo di Verraina non c'era noto perché non ha girato quest'ultimo in warm up. Certo, c'è da dire che nel primo stint non mi è parso brillante, ha tenuto un'opaca terza posizione. Dico opaca che visto che per lui scusate il ritmo di gara è ben sostenuto, ci si aspetta ben altro. Se non fosse che abbiamo visto un agguerritissimo Gabriele Bosi nel primo stint di gara, avrei scommesso che era uno dei più veloci, se non il più veloce. Oggi Paolo Verraina non ha grossi rivali, l'unica limitazione gli è venuta dall'errore che ha commesso nelle prime fasi di gara. Questo un po' gli ha guastato la strategia, ma è tornato ad essere secondo a 6,8 secondi di distacco dal compagno di squadra, che conduce agilmente. Quindi occhi puntati per la seconda sosta, perché adesso potrebbero delinearsi le prime scelte strategiche in tema di gomme, con qualcuno che potrebbe rischiare di montare le dure. Perché no, abbiamo già visto farlo a Tonic per esempio. Tonic, volevo ricordare che si sono fermati quasi tutti tra il 12esimo e il 16esimo giro. C'è l'attacco di Dario su Rossano Peschiera alla Castrol Curve, adesso alla Mercedes Arena. Sì, c'è Dario che ha gomme fresche chiaramente e deve liberarsi dal traffico per poter sfruttare appieno queste coperture e garantirsi un buon ritmo gara. Ma è difficile superare qui al Nürburgring, e quando i piloti ci hanno provato. Oggi abbiamo visto più incidenti che altro. Attenzione, l'uscita larga di Peschiera permette a Dario di affrontare una migliore accelerazione in uscita. Si butta all'interno della Dunlop, finta, poi lo beffa all'interno. Bel sorpasso da parte di Dario, che ricordiamo essere un pilota molto aggressivo, ma oggi è stato anche valido dal punto di vista della sportività. Ha fatto degli ottimi sorpassi, non ha mai compromesso la gara di altri, almeno visto, considerato quello che ho visto finora. Molto al limite nella frenata Dario, come da puro suo stile di guida. Tanto dietro Peschiera rientra ai box. Questo permette a Fernando di recuperare una posizione. Intanto Clio risale fino alla nona posizione, Giant decimo, undicesimo Proserpio, dodicesimo Mario Fara, che si era fermato suppongo,
Alarico 13esimo, Prestige 14esimo, 15esimo Matrix. Quindi alla fine Alarico ha avuto ragione di Prestige, ma vediamo quant'è il distacco. Tanto Peschiera esce dietro Mario Fara in 12esima posizione, si ferma Alarico. Alarico che ha un ritardo di 15 secondi all'ingresso della pit lane, ritardo destinato ad aumentare chiaramente. Andiamo in questa sosta. Sosta nella norma, circa 4 secondi, anzi 5 secondi e 9 secondo il timer, ma quel timer non è molto preciso, per cui non fateci troppo affidamento. Piloti che in uscita dai box devono stare attenti a usare bene il limitatore. Si gira Alarico, semi testa coda per lui che aveva usato troppo con gomme fredde e soprattutto ha usato troppo staccando il limitatore prima della riga bianca in uscita dai box. Piloti che, dicevo, devono stare appunto molto attenti a non eccedere i limiti di velocità né quelli di carreggiata uscendo dalla pit lane. E Alarico l'ha fatto e dovrà scontare per questo un drive-thru che è stato assegnato automaticamente dal gioco per questo. Tanto giro veloce di Ferraina, subito battuto adesso da Dario che ha un gran passo oggi, 1.32.4. Andiamo a vedere quindi quello che succede. Giant rientra, sì. Tanto volevo capire, Dario che è sesto è ancora un po' distante da Alex che ha girato in 32.7 nell'ultima tornata era 32.4 di Dario contro 33.0. Il 32.7 che avete visto era il best lap di Alex, l'ultimo, correggetemi, credo che sia stato 33.0 come giro. Non lo vedo, Max. Va bene, fa nulla, comunque mi sembra che ormai il gruppo comincia a sgranarsi e qui c'è la sosta. No, Kimi non si è ancora fermato. Attenzione perché a ritmo di battaglia Ferraina sta andando a riprendersi il comando della gara. Lui che era partito in pole, che non ha avuto un buono scatto, si è visto beffare in partenza da Zed, poi c'è stato tutto il marasma degli incidenti, compreso lo stesso errore di Ferraina che lo ha rilegato indietro, e adesso sta rincorrendo quella prima posizione che gli manca dai primi giri, con 2 secondi e 2 soltanto che lo separano dal compagno di squadra. Credo che oggi Kimi non cederà ben volentieri la posizione, anche considerato che il diretto avversario si è ritirato. Credo che per il team un gioco di squadra del genere può aiutare Kimi a recuperare posizioni, e Paolo senza dubbio allungare sull'oggi non segnante punti Gabriele Bosi. Vediamo se Paolo si accontenterà secondo posto, potrebbe tentare ai box di con la sosta di sopravanzare Kimi, potrebbe interessante fare il cosiddetto undercut, ovvero fermarsi, esatto, il giro prima, uscire con gomme fresche senza traffico e andare all'attacco al tempo e poi beffare il compagno quando quest'ultimo dovrà fermarsi, perché verosimilmente il passo delle gomme soft usurate non è il passo delle gomme soft nuove, salvo che Kimi non abbia messo le dure, cosa che io non sono in grado di valutare con certezza, perché il suo best lap è stato 32.9, però non lo so, non sono sicurissimo, aspetterei un paio di giri prima di dire se abbia montato o meno le dure. Però se ha montato le dure è stato molto intelligente Kimi, perché se è così potrà giocarsela sul finale. Ora, se riesce ad andare avanti per altri 5 giri arrivando al 33esimo giro, cambiando e mettendo le soft, farebbe un'ultima parte di gara a ritmo di qualifica, e lì potrebbe andarsi a
diciamo, costruire una vittoria per lui, che manca da diverse gare ormai, ma Ferraina pensa che questo, questa vittoria oggi potrebbe essere un'altra delle sue da aggiungere al ruolino personale. Lui che su questo circuito in WRG non ha mai corso, si ferma Kimi, e questo conferma il fatto che non stesse usando le tue, perché se si era fermato al sedicesimo giro, al dodicesimo giro o al tredicesimo, ditemi. Si è fermato anche Tony, che per al dodicesimo, quindi se si è fermato al dodicesimo ha fatto soltanto 17 giri. No, con quel... no, al dodicesimo, al tredicesimo. Al tredicesimo, grazie Guglia, scusate per, il, per l'errore. Quindi soltanto 16 giri sulle coperture soft, questo è chiaro, ma poi stava perdendo visibilmente sul compagno di squadra, quindi mossa giustissima. Quindi due soste soft per Kimi, potrebbe funzionare la strategia, solo che la vedo un po' meno efficace. Però il fatto che Tonic si sia fermato mi suggerisce che anche lui sia sulla stessa strategia di Kimi, e infatti la replica immediata di Tonic non è tardata a farsi vedere, sicché mi aspetto che i due potranno battagliare sul finale per la posizione più alta del podio, sempre che Ferraina non faccia il colpaccio in questo, in questi giri prima che rientrerà ai box. Oppure potranno contendersi la seconda e terza piazza, loro che rispettivamente sono adesso terzo e quarto. Attenzione, c'è il largo di Tonic, che arriva troppo veloce alla curva Kumo. Occhio a Dario, io sto seguendo Dario comunque, che sui tubi di scarico di Tonic si fa vedere per disturbarlo. Tonic sembra non farsi impensierire dalla manovra di Dario. Occhio, perché Paolo, Dario, Simone, anche lui ai box, quindi Simone, chi è davanti? Escludo il fatto che Simone avesse le dure, ormai è chiaro che tutti hanno le soft almeno tra i primi 5, è così. Sì, potremmo io ancora con un pit Clio, Davide Proserpio, che potrebbero teoricamente ancora andare, aver montato le dure. Adesso vedremo nei prossimi giri. Attenzione, Dario non riesce ad avvicinarsi a Tonic, che aveva avuto quell'incertezza in uscita dalla curva 11, finendo oltre l'AstroTurf sulla parte erbosa. E qui vedete comunque che Dario gli recupera una cifra e gli si rimette sotto per cercare di pressarlo. Addirittura Tonic prepara la difesa ponendosi all'interno nella discesa che porta la curva Dunlop. E qui Dario già comincia a manifestare segni di impetuosa di, voglia di superarlo. E anche Davide, tutti con due soste, solo Prestige. Sì, intanto sì, che... è stato l'ultimo a fare il cambio anche prima. Prestige. Tanto Ferraina forse si era fermato e me lo son perso. Sì, sì, l'ho detto mentre seguivi Dario, è uscito con un leggero ritardo rispetto a Kimi, quindi deve aver avuto un pit un po' più lungo. Mi pare che Simone stesse rientrando proprio davanti a lui mentre usciva, quindi ha dovuto ritardare l'uscita dalla corsia box di qualche secondo e ha perso quei 2-3 secondi, forse di più. Ha funzionato la strategia per Kimi. Quello che avevo detto, l'undercut per lui ha pagato, infatti si ritrova davanti di quasi ben 6 secondi rispetto al compagno di squadra, e ha marcato anche il giro più veloce in 1.32.4, mentre il compagno ha fatto 1.32.5 se non sbaglio. Dopodiché adesso abbiamo anche Dario 1.32.4, abbiamo Tonic terzo, che si è scrollato di dosso Dario, che invece deve guardarsi dall'arrivo di Simone, che con gomme fresche potrebbe dargli qualche grattacapo di qui a... alla sua prossima sosta, perché non credo che Dario ce la farà ad arrivare in fondo.
visto che si è fermato troppo in anticipo rispetto agli altri, secondo me, se non ha messo le dure, deve fermarsi, arriva lungo e qui si palesano problemi di gomma per lui. Infatti Simone lo bracca, esce benissimo, fortissima accelerazione in uscita dalla curva 12, zigzag di Dario, non molto corretto, e poi un po' maliziosamente lo spinge verso l'esterno quando Simone provava a impensierirlo all'esterno, così come aveva compiuto il sorpasso in precedenza, ma non gli è riuscito. Intanto Tonic giro record 1:31.8, rompe gli indugi Tonic. Che si appresta a superare Prestige. Io intanto non mi stacco dalla lotta per la quarta posizione tra Simone e Dario, mentre è chiaro che Tonic è a caccia del podio e anche di gradini alti, perché ha marcato un giro record molto più veloce dei due della Lotus. Attendiamo se ci sarà la replica da parte di questi ultimi. Comunque c'è da dire che ecco, qui si può designare una situazione in cui il podio è materia delle due Lotus e una delle due Ferrari, salvo errori, oppure se Dario riuscirà ad essere produttivo nell'ultimo stint, potrebbe essere lui a saltare davanti a questi ultimi per la corsa al gradino più basso del podio, verosimilmente. Però la strategia di Dario non mi sembra granché in questo momento, non so che passo abbia, però è in evidente difficoltà, e se qui Simone lo supera penso che andrà ai box. Intanto si fa vedere Simone ancora una volta su Dario, che si protegge, e Dario continua, non prende la via dei box, quindi è chiaro che cerca di andare qualche giro più là, ma mi sembra essere in tremenda crisi di gomme. Mentre dietro, nel frattempo, qualche curva fa, Fernando ha passato Rossano Peschiera. Sì, intanto volevo anche un lieve contatto, duello che è durato parecchi giri. Sì, volevo prendere un appunto sulle posizioni di rincalzo, per così dire, perché ragazzi, sì, abbiamo visto mazzate davanti e anche dietro lo schieramento, però in tutto ciò la situazione, anche grazie alle strategie differenziate, si è evoluta fino a questo punto. Perciò davanti abbiamo al comando Kimi 75 nel corso del 33esimo giro, è ancora al comando di gara e verosimilmente ha già compiuto la sua ultima sosta, al pari del compagno di squadra Paolo Ferraina, che è secondo a circa 5 secondi e 3, quindi ha rosicchiato qualcosa ma non troppo. Poi abbiamo Tonic alla caccia delle due Lotus con un giro record attualmente impareggiato, 1:31.8, con un distacco di 2 secondi e 4 da Ferraina. Quindi Simone e Dario ancora in lotta, con Dario che ancora prosegue e Simone che ancora lo insegue. Quindi Alex sesto, che si è recuperato dopo quel ha recuperato dopo quel testa coda. Intanto Ferraina replica il giro veloce 1:31.5, fa vedere che anche lui ha il passo e fa capire a Tonic che venderà cara la pelle quest'oggi. Quindi settimo Mario Fara, che è in lotta di nuovo con Fernando che gli è dietro e lo sta braccando. Quindi mi fermo un attimo sui due piloti, perché Fernando si butta all'interno, cerca di impensierire Mario Fara ma non ci riesce. Mario quindi resta settimo davanti, poi Rossano Peschiera nono, decimo Clio, quindi le due Sauber a punti, una cosa che poteva già vedersi al Gran Premio di Monaco, ma poi non sono riusciti a chiudere appunti i due, quindi un peccato. Quest'oggi mi auguro per loro che ce la possano fare. Giant undicesimo invece ha perso la decima posizione ed è in lotta altresì con Davide Proserpio. Da Davide. attenzione Dario, errore di Dario, va sul cordolo, lo passa Simone. Andiamo a rivedere questa azione.
all'uscita della bit curve. Sì. Sì, quella è una curva che bisogna giudicare con molta attenzione. I piloti devono temere questo Nordschleife. È ora Dario il box. Tanto, e infatti sì, l'avevo preannunciato, non ce l'avrebbe mai fatta con queste gomme ad arrivare in fondo alla gara, quindi tre soste per lui. È un assetto che consuma parecchio le gomme, il suo, anche uno stile di guida parecchio aggressivo, devo dire, però l'avevo già preannunciato in apertura. Tema tecnico di questa gara è sicuramente la preparazione delle vetture in termini di assetto. È quello che fa la differenza, come pure la guida, ma queste curve del GP del Nürburgring devono essere rispettate al pari di quelle del vecchio ring, perché hanno tutte le loro peculiarità in termini di sobbalzi, nonché di angolazioni e dipendenze, tutte diverse una dall'altra, che mettono a dura prova l'aderenza meccanica del mezzo, quindi conta anche la sensibilità del pilota in tutto ciò. E Kimi, che in passato aveva già sfoggiato grandi qualità come preparatore tecnico, oggi ha anche fatto una gara senza sbavature, capitalizzando tutto ciò, è primo, mentre il compagno Ferraina secondo, con un errore, anche se ha dimostrato di essere il più veloce in qualifica e di una proporzione non indifferente, in gara diciamo non ha avuto quella costanza di rendimento che ci saremmo aspettati. Non di meno è stato protagonista di un errore che lo ha fatto scivolare, di una partenza poco felice, quindi oggi la pura velocità non è servita molto, devo dire. Piloti molto attardati in qualifica. La lotta più serrata è fra Giante e Davide Proserpio per la decima posizione. Sì, Davide sembra non avere sufficiente velocità di punta per tentare il guizzo. Quindi Giante di nuovo... Scusate. Giante di nuovo in zona punti. Sì, deve difendere coi denti il decimo posto da Davide Proserpio, sembra, che sembra averne di più Davide dietro comunque. Ma Davide Proserpio cerca riscatto da una qualifica pessima per lui e buoni risultati. Devo segnalarti che Davide è mezzo infortunato e corre addirittura con la mano ustionata, ho saputo. No, è una spalla come Beckenbauer ai mondiali. Ah, drive through per Alarico, attenzione Alarico, giornata no per lui, veramente non so che dire, è un peccato perché attenzione l'errore di Proserpio che perde il controllo alla S, recupera senza rischi ulteriori, però perde terreno su Giante. Comunque Alarico, dicevo, tra i due drive-thru che ha avuto, due collisioni in cui ha perso l'ala, adesso un terzo drive-thru, quindi gara veramente da dimenticare per lui, eppure lui aveva dimostrato grande velocità e in qualifica si era comportato bene, poteva fare bene sicuramente. L'errore di Clio Gusei. Sì, ho visto, rivediamo il replay. È stato sorpassato. No, non è un errore. Avrà avuto un lag tremendo perché l'ho visto andare dritto, poi la sua vettura è ritornata in pista, ma attenzione, tremenda lotta tra lui e Mario Fara, contatto, si gira Clio Visei. Contatto è l'ennesimo di oggi. Mettiamo un'altra X, estendiamo un velo pietoso su questa gara che ha riservato contatti troppo duri. Diciamo che la carreggiata non è larghissima, però i piloti sono troppo impazienti e ruenti oggi, non so che gli prenda. Veramente ne abbiamo viste di cotte e di crude. E qui è il Nürburgring. Ma se Mario... turistica, qui si sono dati...
più allo sfogo. Pensavano di guidare vetture a ruote coperte. Ma non siamo nel vecchio ring e sicuramente questo qui è altrettanto pericoloso, va giudicato con rispetto. Come pure l'avversario. Anzi, che deve... Qui... Cioè, oggi secondo me è mancato un po' di rispetto tra i vari piloti, perché no, veramente parliamone ragazzi, cioè ci sono stati tamponamenti non da advanced, soprattutto per piloti che cioè corrono in questa categoria da più di un anno. C'è il tentativo di sorpasso di Pro Serpio su Giant per l'ottava posizione, intanto era arrivato il giro record di Dario in 1:31.2, Dario che ha montato gomme due giri fa, quindi molto avvantaggiato per questo finale di gara. Vediamo se pagherà questa strategia per lui. Un sacco di posizioni, ha fatto quarta sosta Fernando. Fernando attenzione, scusate. Attenzione, sì, si gira Pro Serpio, si gira Pro Serpio. Eccolo lì. Tentativo di attaccare Giant, alla fine paga. Rivediamo il replay all'ingresso della curva. Ford è accelerazione troppo in anticipo, perde il retrotreno, sovrasterzo di potenza per lui, quindi tutto da rifare. E attenzione perché c'è un Clio V6 che ha gomme fresche, potrebbe dargli qualche problema. E intanto Kimi zitto. Kimi si avvia al comando degli ultimi 6 giri di questo Gran Premio. Esatto. E potrebbe essere un successo inaspettato quanto fortemente desiderato per lui, ma non di meno, diciamo che da quando si è lamentato della mala sorte ha cominciato. Ma oggi diciamo la mala sorte gira, e la fortuna pure, quindi la mala sorte è toccata ad altri e la buona sorte è toccata a lui e a qualche altro pilota. Oggi posso ricordare che Kimi l'anno scorso ha sicuramente fatto vedere grande potenziale, campione entry level, non dimentichiamolo, però quest'anno in advanced, tra contatti ed errori, non ha capitalizzato molto in questa prima parte di stagione. Lo dimostra il fatto che in classifica non sia a ridosso del compagno di squadra né a ridosso del secondo, credo sia addirittura quarto in classifica dopo Tonic. C'è un lungo di Fernando. Si è girato. Andiamolo a vedere subito. Fernando, eccolo lì. Mi è scappato. Era la caccia di Mario Fara. E Clio anche. Rivediamo il replay dell'azione. Fernando di nuovo in lotta con Mario Fara. Giudica malissimo la frenata alla curva Dunlop. Poi rientra in quella parte veramente ostica dove c'è quasi un gradino. Ci riprova subito su Clio. Quasi si toccano. Fernando è molto aggressivo, già in passato si è reso protagonista di incidenti che gli sono costati penalità. Anche è attaccatissimo Clio ancora. Ma Clio non ne ha più con le gomme, vedete che non accelera per nulla la sua vettura. Rischi che prende Fernando, che deve stare più tranquillo. È sparito già. Attenzione, No. Ah, non ci stai dietro a seguire. Sì, anch'io lo vedo dodicesimo. Lo passa. Era sul rettilineo, ha fatto come David Copperfield. Lo passa intanto. Dicevo di Fernando su Clio, che poi prende anche il cordolo in uscita dalla curva 3, quindi sporca l'accelerazione. Scusate, in uscita dalla curva 2 la Mercedes Arena sporca l'accelerazione e nessuna possibilità di replica. Assolutamente per ma lui credo che ci sia stato un contatto, non ne sono sicuro. Guarda, di Giant no. È sicuro che è un connection lost perché... No, parlavo tra Fernando e adesso. Sì, oddio, intanto però... voglio sincerarmi del connection lost di Giant. Sì, io lo vedo ritirato. Anch'io lo vedo ritirato. No... Sì, guardate, c'è la vettura di traverso il rettilineo, qui è chiaro e lampante che c'è un connection lost o un crash del gioco.
poi la classifica, gli ultimi giri di fuoco. Sì, intanto però tenete salito fino all'ottava posizione, Gian. Teniamo, peccato per lui perché erano punti importanti, sì. Tanto teniamo d'occhio davanti, perché io qui stavo rivedendo il replay dell'azione su di Fernando su Clio, toccata di ruote, ma credo che si possa dare per buona, un sorpasso duro ma deciso. Ma è chiaro, giudicando anche dal distacco che ha acquisito, che Fernando ne aveva molto di più rispetto a Clio. Quindi si guadagna il punticino della giornata, ma possiamo dire deludente dopo quello che era riuscito a combinare all'inizio. Molto meglio il compagno di squadra che è nono, che era invece partito molto più indietro ed è riuscito quantomeno a essarsi non solo in zona punti ma anche in nona posizione, quindi prende due punti, non poco. E c'è lotta tra Mario Fara e Peschiera. Mario Fara all'interno in accelerazione dalla Dunlop lo brucia. Bellissima manovra, è molto corretto Mario Fara. Quindi applauso a lui quest'oggi. La strana manovra fra Clio e Fernando. Ma Clio ha ripassato Fernando. Attenzione, ci deve essere stato l'errore di Fernando. Ci siamo persi. E io vado a prendere il replay. Eccolo qua l'errore. All'ingresso della curva 4, troppo anzi all'ingresso della curva 6, troppo allegro Fernando, che poi tagliando sui prati ha perso un attimino la bussola. Forse addirittura, non so, per alcuni piloti si potrebbe profilare la possibilità che il gioco si sia ridotto a icona. Rossano Peschiera ai box, stranissimo, poteva provarci almeno per gli ultimi giri, così perderà tutte le posizioni che aveva guadagnato, persino la decima. La vedo dura per lui recuperare in due giri, ce la può fare però. Ce la può fare, può portare a casa un risultato grandioso per la Sauber se anche Clio riuscirà a difendersi da Fernando, che è più veloce ma è troppo distratto. Già sbagliato per l'ennesima volta, dicevamo questo di lui, partito così avanti e finito così indietro persino rispetto al compagno di squadra. Ma oggi le sorti di questa gara sono state davvero avverse per alcuni piloti e davvero invece premianti, non premianti, diciamo positive per altri, fattore che ha premiato sicuramente nel riuscire a recuperare. Rispetto alla partenza, drive through per Alarico. Ma che combina Alarico? Che combina Alarico, signori? Non c'è più. Alarico ha perso la ragione. E Giant maledice Telecom. Ma si è già ritirato da un pezzo Alarico. Infatti ci arriva la conferma dalla chat che Giant si è disconnesso. Caro Giant, buttalo via il modem incomodato d'uso, compratene uno nuovo e casomai fai le verifiche della linea, però un connection lost può capitare. Max, comunque scusami. Davanti Ferraina ha ridotto a meno di 2 secondi il vantaggio su Kimi. Lo svantaggio vorrei dire. Sì, scusami, lo svantaggio. Sì, Ferraina che si è fermato due giri più tardi, quindi è chiaro che le sue gomme sono ancora un pelo più fresche, ma occhio perché inizia l'ultimo giro per Kimi e io me lo voglio seguire on board con lui, perché questo è il giro della vita per lui, si può dire. Dopo una grandissima condotta di gara merita la vittoria e io non credo che Paolo Ferraina lo disturberà, anche perché, come dicevo in precedenza, secondo me dopo metà gara i due si saranno anche accordati all'interno del loro canale per la vittoria, in modo che Kimi vincesse se fosse rimasto al comando. Quello che si sta verificando, tra l'altro, anche Ferraina guadagnerebbe comunque su Bosi e su Tonic, perché uno perché non prende punti, l'altro che sta marcando una gara positiva ma è terzo, quindi dietro Ferraina. Perciò se Ferraina oggi guadagnerà qualche punto in meno non è la fine del mondo, ma
è una grande gioia per Kimi, sicuramente se lo merita e soprattutto ne ha grande bisogno, ha bisogno di recuperare. È una parte della stagione importantissima per lui, che è riuscito a conseguire risultati poco felici nei Gran Premi di metà della prima stagione, e quindi si può gustare finalmente, dopo un gran numero di gare, adesso non ricordo le statistiche, si può gustare un'altra vittoria. Kimi 75, vittoria per lui, e completa questa grande giornata per il Team Lotus, il secondo posto di Ferraina, che fa zigzag davanti ai box festeggiando. Terzo Tonic, in parata con il compagno di squadra, che quindi è dietro le due Ferrari, fa buon viso a cattivo gioco. Punti pesanti per il costruttore qua, assolutamente, era proprio l'argomento che volevo introdurre. La Ferrari fa buon viso a cattivo gioco, sicuramente quelli che pagano di più oggi sono quelli del Team Force India. Comunque completiamo la classifica con Alex quinto, Dario sesto, alla fine ha perso qualcosina, non è riuscito a capitalizzare dalla strategia a tre soste. Poi abbiamo Mario Fara, toccano Clio e Rossano Peschiera. Mario Fara, finalmente punti per lui, a digiuno dopo tante gare ne aveva bisogno, ma questa possiamo dire magrissima consolazione per lui è importante, ma per la squadra serve di più. E i ritiri che ci sono stati nelle ultime gare sono davvero pesanti, molto pesanti nell'economia della classifica generale, ed è importante che ci siano segnali di recupero. Mario Fara ha dato un segnale di questo tipo con questo settimo posto, quindi applausi per lui. Davide Proserpio fa una gara senza sbavature, arriva ottavo, quindi senza il passo è riuscito a prendere più punti del compagno di squadra Fernando, che giunge infine nono, strappando quindi i punti a Clio e a Rossano, che arrivano rispettivamente decimo e undicesimo, quindi solo la Sauber prende punti solo da una vettura. Diciamo che i due si sono visti rovinata la gara, credo, dalla strategia e dai piccoli errori. Soprattutto Peschiera, che si è fermato a due giri dalla fine, poteva veramente stringere i denti e avrebbe ottenuto la nona posizione, ne sono sicuro. Comunque il team Williams ringrazia e becca punti. Poi chiudono, grazie, Prestige. Grazie, ringrazio anch'io. Magari quando sarà in Advanced, caro Guglia. Comunque Prestige chiude dodicesimo, Giant disconnesso tredicesimo. Alarico alla fine si è ritirato, anche lui non ne ha più voluto sapere, ha tirato i remi in barca al pari di Gabriele Bosi. Quindi abbiamo i ritiri, anche Matrix ritirato, quindi clamoroso. Sì, sì. Matrix ritirato. Segnalo anche il miglior giro in gara di Dario in 1:31.2. Magra soddisfazione per lui, che credo meritasse qualcosina in più. E subito dopo chi? Alex 31.7. No, Tony 31.4. Devo dire che la strategia, credo che, cioè, insomma, la strategia sicuramente ha dato un esito che non è quello che si sperava, scusate, che non è quello che si aspettava Dario, né tantomeno quello che sperava lui, ma Alex, che forse non sperava in quel quinto posto, ce l'ha fatta. Ma in generale ho visto che la strategia a tre soste non ha pagato oggi, quindi era scusate, nuovamente piccolo singhiozzo. Dicevo, la strategia a due soste non ha pagato, e se non altro, scusate, a tre soste, lapsus continui per me, esatto. Oggi non ci sono, quindi ribadisco, magari con una gestione più accorta del setup, piloti che in qualifica come Bosi hanno fatto vedere
poco, poi in gara hanno espresso il massimo del potenziale, anche se Bosi si è ritirato. Possiamo dire così di Simone e di Tonic in primo luogo, perché mi sono sembrati i due che hanno recuperato di più rispetto alla posizione in qualifica, al pari di Alex, a cui faccio i miei complimenti. Senz'altro complimenti al vincitore, e adesso faccio la chiamata per invitare i piloti nella sala stampa per le consuete interviste del dopo gara. Bravi, bravi tutti. Invito anche quelli che stanno seguendo la diretta. Sì, ennesimo lapsus, oggi non ci siamo assolutamente. Quelli che stanno seguendo in diretta live stream, mi riferisco ai piloti che si sono ritirati, come Giant, penso anche Dani, vi prego di unirvi al gruppo dei piloti che hanno terminato la gara, così possiamo sentire anche un parere da parte vostra, che è sempre importante avere per un quadro migliore, un quadro generale migliore in questa gara. Kimi addirittura lamenta problemi di stuttering col PC nella seconda parte di, cioè nel secondo stint della sua gara. Comunque questo non gli ha impedito di cogliere un successo che mancava da numerose gare. Credo che Kimi non vincesse dall'ultima gara entry level dello scorso anno, anzi no, l'anno scorso vinse in Brasile Paolo Ferraina, quindi credo che gli mancasse la vittoria da Abu Dhabi in entry level 2012. In Advanced 2013 non mi pare di ricordare che avesse vinto una delle ultime gare, perciò era un digiuno di lunga data che finalmente è stato spezzato e finalmente mostra il valore che ha Kimi e completa un podio spettacolare per la Lotus. Paolo Ferraina che dimostra di essere velocissimo, ma oggi con una piccola sbavatura si è giocato la possibilità di segnare un'altra casellina nel proprio ruolino personale, la vittoria del GP di Germania al Nürburgring, ricordiamo, quindi appuntamento per lui rimandato al prossimo anno. Per noi adesso l'appuntamento è coi piloti in Audio Zone, direi di spostarci tutti e tre da quelle parti e aspettare che arrivino un po' di piloti, così iniziamo a sentire pareri, opinioni e tutto quanto c'è da sapere nei retroscena di questa gara, compresi gli infortuni che ha avuto Matrix, di cui mi parlavate prima, o Larico. Quindi partiamo in Audio Zone. Channel switched. Eccoci in Audio Zone, siamo in diretta, signori, quindi attenzione, se parlate, ricordatevi che la vostra voce andrà in diretta, siete e sarà anche registrata. Siete pregati di mantenere un linguaggio poco, cioè non scurrile. Quindi intanto si aspetta che arrivino altri piloti, abbiamo già User collegato Mario Fara, arrivato appena adesso Matrix 75. Quindi ciao, credo ciao a tutti. Salve, ciao. Matrix, siamo in diretta e si aspetta che arrivi qualche altro pilota per iniziare il giro di interviste, anche se io sono fortemente tentato di chiamarti in causa subito, anzi credo proprio che farò così. Iniziamo da te perché la tua gara merita più di un riflettore puntato sopra. Buonasera Giant, grazie che hai risposto alla chiamata dalla chat del live stream. Salutiamo sì. Anche Alex che ci ha raggiunto, però come ho promesso parola subito a Matrix perché la sua gara merita un approfondimento particolare. User joined visto your channel. Che abbiamo visto un passo esplosivo nei primi giri e poi un errore insolito che non mi sarei mai aspettato, in tutta sincerità. A tua discolpa il semplice fatto che oggi parecchi piloti hanno commesso errori, però quell'errore
quell'errore è costato, e soprattutto è costato anche non esserti fermato. Raccontaci quindi la tua gara. Ah, infatti, ciao a tutti. Niente, vengo da 2 settimane pessime, nel senso che provo a discolparmi un po' per quello che è successo, se posso. Niente, ho avuto un problema con la pedaliera, mi è saltato il pedale del freno la settimana scorsa, quindi ho dovuto sostituire e riprendere il pedale del freno originale del G25, che però era completamente diverso a quello che avevo, e quindi abituarmi non è stato semplice, forse non mi sono neanche abituato. E l'altra invece un infortunio domestico dove mi sono ustionato una mano e quindi ho corso con 4 dita fasciate. Mi dispiace perché mi è giunta voce, quindi formalmente mi dispiace e anche personalmente in tutto ciò. Non solo certo, perché abbia come Lauda al Fiji. Adesso no. E quindi insomma la tanta voglia di giocare, quindi di correre, proprio stretti i denti, però sì, non è che sono nelle condizioni ottimali, cioè ho guidato con 2 dita con la mano destra e quindi ho provato a fare quello che potevo. No, lì mi dispiace perché ho tra l'altro anche tamponato Tony in quel punto, e io spero, da quello che ho visto, dovrebbe essere andato tutto a posto, nel senso che non gli ho creato danni, me lo confermate? Beh, da giudicare dal passo, visto che ha stampato un 31,8, che è stato uno dei migliori giri in gara, direi che non ha accusato il colpo in misura rilevante, però una remora la nutro sempre, anche perché nel secondo stint se la stava giocando con Ferraina. Ora non so se il Ferraina ne aveva di più, però poi gli è scappato via. Chiederò a Tonic se interverrà, se l'incidente gli ha dato fastidio, ma intanto chiederei a un pilota che sta usando il gioco di ridurre l'audio. E insomma, ecco, mi dispiace per tutto ciò, perché oggi è andata malissimo anche al tuo compagno, nonché fratello. Infatti è successo un incidente, ed è quello che ho capito, tra l'altro, Alarico, quindi che sì, un tamponamento di Alarico che gli ha distrutto l'ala posteriore. Infatti. Ma poi Zed non ha nemmeno provato a recuperare la pista, cioè proprio ha gettato la spugna lì. Ha distrutto completamente la macchina, da quello che ho capito in cuffia aveva la macchina completamente distrutta, e comunque gli si è pure spenta, perché lui non usa la frizione automatica. Ho non capito ha anche quello. La fortezza di spingere la frizione, quindi niente. È andata malissimo, tra l'altro, visto che le Ferrari hanno preso punti tutti e due. Sì, buon questo per loro, naturalmente. Diciamo, ha un peso nell'economia del campionato, sia abbastanza vostro come piloti che come costruttori, ma in misura maggiore è un peccato perché, diciamo, interrompe quella striscia di risultati positivi che ci stava facendo emozionare, almeno personalmente. Mi piacete come piloti, nel senso che siete piloti che non hanno la dote della velocità pura, però hanno una gestione di gara che nel complesso sembra funzionare bene, quindi è un peccato davvero che oggi non abbia funzionato come vi aspettavate, ma queste sono le corse, suppongo che dalla prossima, intanto auguri di buona ripresa. Esatto, grazie. E poi adesso c'è un mesetto per riposarci, vediamo di riprenderci un po' e poi dai, ripartiamo meglio di prima se si può. E niente, complimenti a Kimi per la vittoria, complimenti a tutti quanti. Ci vediamo fra un mese e mezzo più o meno a Spa. Sì, intanto ci sarà la pausa estiva, quindi tempo per recuperare. Dai, non tutti i mali vengono per nuocere, non in questo senso, voglio dire. Avrete tempo per rifarvi sicuramente. Magari è andata storta a qualcun altro, è arrivato anche il nostro momento, è andata storta anche a noi, quindi dai, ci sta. Guarda, oggi per quello che ho visto oggi, cioè veramente non ci sono parole, un'aggressività in pista che sembrava vedere cani rabbiosi, passatemi il termine.
Ora, non so se i miei colleghi qui quest'oggi, Roberto e Guglia, concordano con la mia supposizione, però l'aggressività che si è vista e anche gli errori sono robe che io in Advanced non vedo spesso e non in tanto in così tanti piloti, cioè in così tanto elevato numero. È stato un momento che non riuscivamo a seguire tra sorpassi lunghi, uscite, non riuscivamo a seguire, è stato ruotate emozionante. Dolci e meno. Beh, comunque bravi per la gara. Io che dire, insomma, Matrix l'abbiamo sentito, grazie per essere intervenuto, quindi passiamo velocemente agli altri. Allora, recuperiamo subito Jant che si è ritirato per un connection lost, peccato davvero perché punti assicurati oggi ce ne sarebbero stati ben più della nona posizione credo che avevi al momento del ritiro. No, buonasera a tutti. No, credo che ero ottavo con dietro Fara e Fernando che recuperavano perché ero ormai quasi alla frutta con le gomme perché c'erano credo 6 giri ancora e la previsione del GID mi dava ancora 6 giri giusti, quindi non so come avrei finito, forse sui cerchioni. Non avrei sicuramente, se non sarei riuscito a mantenere la posizione nei confronti di Mario e di Fernando, insomma, avrei guadagnato sempre un punticino, un decimo posto, e mi sarebbe comunque mi avrebbe fatto piacere perché ho fatto comunque una gara dignitosa. Ormai sicuramente il campionato, le migliori, diciamo, le migliori posizioni che riesco a ottenere sono lì, nono, decimo, ottavo, insomma, perché è veramente molto competitivo quest'anno, questa Advanced. Vero. E che dire, ho lottato con diversi piloti, ricordo se era Proserpio, per un po' di giri, vero? Dietro attaccato, poi anche Clio, quindi tutto sommato è stata una gara divertente, sempre al limite perché non ci si poteva distrarre, un circuito che io ho trovato molto difficile perché è molto tecnico, bisognava avere un buon setup, che io ho corso con un setup passato, anzi lo ringrazio da Ale, e effettivamente mi ha permesso effettivamente di fare una gara più che dignitosa, perché col mio non sarei andato neanche appunto. Va bene, grazie a tutti. Grazie a te di essere intervenuto. Grazie, complimenti. In bocca al lupo per la prossima. Divertire. Buone vacanze. Andiamo anche avanti. A voi, ci vediamo. Grazie. Andiamo avanti. Adesso risalendo la classifica abbiamo Fernando, credo, qui in chat. Grazie. Con noi. Ciao Fernando. Insomma, tra i tanti errori di cui parlavamo, non posso fare a meno di citarti perché, insomma, partivi settimo, credo, e poi ti sei ritrovato dietro il tuo compagno di squadra che era partito molto più in là. Insomma, mi sembra di capire che in gara hai commesso qualche errorino di troppo. Soprattutto l'ultimo ti è costato un po' di posizioni. Ma ormai ho perso la pazienza all'ultimo, quindi no, mi dispiace, all'inizio ho rovinato tutto perché quando Mario Fara è stato lungo perché ero molto vicino a lui e è andato troppo tardio, è andato prima lui, è successo il patatrack. E comunque il primo stint stavo dietro a Tony tranquillamente, anche a Ferraina. Avevo un buon passo gara, poi drive-thru, vado dietro a remare, comunque è difficile stare su questo. Non avevo una grandissima velocità. Abbiamo cominciato a innervosirmi e niente, quando mi nervosisco poi sbagliare di brutto. Poi niente, non ho capito. Successo, io ho passato la prima curva, lui si è appoggiato a me, dopo un po'
posizione, lui era 7-8 secondi dietro. Poi lo vado a superare di nuovo e mi dà una sportellata enorme e non gli succede. Cioè, questa cosa poi mi ha fatto ancora più arrabbiare, però passa tutto, alla fine è sempre un gioco, quindi niente, stavolta sono deluso perché ce l'avevo il posto, la posizione finale non rende giustizia, ero da quinto posto. Ma si è visto che avevi lavorato per la gara, però ecco, un altro che ha fatto un buon lavoro per il passo gara era Bosi, ma poi Bosi pure lui è caduto preda di nervosismo, ha fatto errori non da lui, e cioè a un certo punto si è proprio detto basta, non sono io che sto correndo, e si è ritirato. Da parte tua, certo non sto dicendo che ti dovessi ritirare, da parte tua si è visto che dopo i primi errori e il drive-thru lì c'è stato un calo netto. Eh sì, perché ho perso un po' di passione. Sarà per la prossima. Comunque, visto il tempo che dedico agli allenamenti, è anche giusto che arrivo. Nel senso, perché Se ti allenassi di più sarebbe anche meglio. User joined your channel. Se allungassimo le giornate a 30 ore, beh, sicuramente. Va bene. Peccato, cioè. Ognuno ci mette del proprio, veramente, si cerca di estrarre tutto quello che si può, quando non gira, non gira. Per usare un termine molto vicino all'automobilismo, ecco. E anche alla fortuna, perché oggi, o sfortuna, per quello, per come si può interpretare. Per quello che abbiamo visto, sicuramente ci sono stati molti errori, per qualcuno un po' di sfortuna ce la mettiamo anche. Comunque sarà per la prossima e in bocca al lupo, buone vacanze intanto. Buone vacanze a tutti. Dai, la pausa estiva servirà a recuperare lo strappo per riportare la Williams là dove merita. io mi tocco intanto. Ah, ma non forte sfiga, non c'ho, c'ho la gobba. Ha canito fino all'ultimo il nostro Guglia, non si smentisce mai. Bene, allora, visto che appunto Fernando mi ha offerto occasione di parlarne, discutiamo con Mario Fara, che è stato il protagonista dei duelli con il precedentemente citato pilota appunto della Force India. Intanto nelle immagini del replay stiamo rivedendo il momento del contatto. Da Mario Fara vorrei una sintesi di questo Gran Premio, soprattutto riguardo al fatto che oggi mi sembrava rinato sotto il punto di vista del passo gara. In qualifica bisogna lavorarci ancora un po' per tornare agli splendori di una volta. Vai Mario. Ciao a tutti, ciao. Oggi mi sono divertito, è stato un Gran Premio abbastanza movimentato e l'episodio all'inizio, nel primo stint, ho recuperato diverse posizioni, sbaglio fino alla settima posizione, poi ho fatto delle belle lotte con Simone e poi stavo andando a prendere Fernando, ho cambiato prima di tutti. E questo mi ha portato poi a trovarmi a ridosso di Tonica e di Ferraina. Poi in quell'occasione purtroppo Luca magari ha avuto un po', insomma, troppa fretta, mi ha toccato e ho perso veramente un'infinità perché sono uscito nella sabbia. Entrando in pista la macchina è rimasta incastrata un po', pensavo addirittura di fondere. Poi da lì è stato un po', insomma, piccolo calvario perché la macchina era danneggiata, però ho optato poi per cambiare strategia al volo, quindi tre soste, alla fine poi pagato e le lotte. Insomma, sei l'unico che con le tre soste è andato avanti, perché tutti gli altri che hanno fatto tre soste credo non abbiano avuto simile fortuna
in gara, e appunto facevo una considerazione sulle strategie. Credevo che oggi la strategia due soste fosse la migliore, però va bene, per te significa che è stata più produttiva come strategia, ti ha permesso di guadagnare posizioni, quindi forse senza l'incidente magari una posizione in più potevi anche guadagnarla, però il passo di Dario era un po' difficile da sostenere, credo. Sei arrivato sesto o settimo? Settimo, però quando è successo, diciamo, l'incidente ero dietro proprio Tonic e Ferraina. Sì, sì, questo lo abbiamo capito, cioè ci dispiace se non altro perché la condotta di gara da parte tua è stata limpida, quindi io ti faccio i complimenti perché hai saputo tenere la vettura a posto, non hai mai osato, credo, tranne quella sbavatura nel formation lap in cui stavi per tamponare Alex, ma te la sei cavata senza grossi problemi, l'ho notato nel replay, tra l'altro, senza volerlo. Comunque, insomma, una gara di sostanza e punti, finalmente, punti. Si parla di campionato, si parla di costruttori e piloti, qua si fanno queste considerazioni, e io consideravo anche che la prima parte di stagione per te è stata molto difficile. Sarai contento, diciamo, adesso? Diciamo che ho avuto dei seri problemi tecnici, spero che da oggi siano risolti. Io l'ho fatto presente. Un po' più competitivo per seconda parte del campionato. User disconnected. Me lo auguro di cuore per te, come per il tuo compagno di squadra che oggi ha dato prova di essere altamente competitivo, non competitivo, come è solito fare da sé. Lui è un grande stratega di gara, ha una visione della gara che forse nessun altro pilota ha. Comunque, senza dilungarci in complimenti, vi servono punti. La Force India sta sprofondando in classifica, bisogna lavorare per recuperare. Spero che ce la facciate, ora c'è un mese di pausa per sistemare tutto, quindi in bocca al lupo per voi, riposatevi, rilassatevi, e se ne parla al nostro rientro a Spa per vedere se ci sono stati progressi. Quindi grazie anche a te Mario, buone vacanze. E adesso, risalendo la classifica, abbiamo Alex che è arrivato quinto. Era. Allora sì. Alex, la tua non sembrava una di quelle gare da, diciamo, da antologia, però non quanto Silverstone, però hai capitalizzato molto, quindi io ti inserirei nella cerchia di piloti che oggi hanno avuto quel pizzico di fortuna per sbagli altrui. Anche tu hai sbagliato, ma poi alla fine quel testacoda si è visto che non ti abbia precluso la possibilità di ottenere il quinto posto, che forse realisticamente era il massimo che potessi ottenere. Sì, diciamo che la lotta in quel momento lì con Simone poteva proseguire fino alla fine, diciamo, quindi la posizione di Simone è arrivato quarto, quindi potevo starle tranquillamente davanti volendo, e avrei fatto io la quarta posizione e Simone magari quinto. E diciamo che, come al solito, sono le qualifiche il mio dramma. Purtroppo con quei due decimi, sicuramente quarto o quinto, poi se avete visto la mia partenza è stato molto, stiamo andando a rivedere, guardingo di rispetto tra i piloti che si sono infilati così, e purtroppo ho perso tantissime posizioni, sono passato tredicesimo, vabbè, ero decimo. L'abbiamo notato. Ti abbiamo visto andare largo. Sì, io sono stato tranquillo, arrivato tranquillo alla prima curva, se qualcun altro si è infilato e ha toccato anche qualcuno da davanti. Io per fortuna sono passato indenne in quella situazione lì, però sono stato un po' troppo forse titubante, va? Rispetto ad altri piloti, potevo approfittarne di più. La prudenza paga certe volte, e oggi l'abbiamo visto. Purtroppo io non riesco mai a capire come mai variano così tanto i tempi da quello che faccio io sul server, però alla fine era un secondo più veloce il setup, come ci passo d'aro, era sul 33.4, 33.5, oggi ho girato 34, tutto 34 e alto, quindi non riesco a capire perché. E purtroppo è così. Vabbè, sì. Comunque quinto posto assolutamente
positivo, più che altro perché ho ottenuto dietro parecchi giri anche Simone, stavo recuperando su Dario che comunque aveva un'altra strategia, però comunque era lì. Se non facevo quel testacoda sicuramente la lotta con Simone sarebbe stata avrebbe continuato e quindi si poteva lottare eventualmente per la quarta posizione, comunque arrivare a 15 secondi dal primo in classifica, che non era neanche male. Ah, senz'altro, io non ho mancato di ricordarlo perché lo sappiamo che ormai costantemente il punto critico della tua prestazione nel weekend è la qualifica, e una buona qualifica è quello che ti serve. Anche a te faccio l'augurio di sistemare questo problema di discrepanza di dati, un po' come la galleria del vento della Ferrari. Hai bisogno di... Non vengono mai quei tempi, li faccio abbastanza facilmente, già con 3800 che veniva facilmente partivo sicuramente sesto, settimo. Ah, ma si è visto, c'è stata una differenza di pochissimi centesimi. Col 36 si parte terzi e quarti, quindi figuriamoci. Tempi col 38 si partiva già ottavi o noni. Comunque sì, qualifiche serrate, se non altro... hai ragione te, una posizione in più all'inizio è sempre comoda, poi comunque la politica di gara non è da sottovalutare, la tua condotta è stata esemplare, errore uno, ma che ci vuoi fare, capita. Sì, purtroppo quel cordolo lì, ho pizzicato quello interno che purtroppo mi ha scomposto un po' la macchina, mi sono appoggiato sull'altro. Purtroppo era un'accelerazione, avevo Simone che era vicino, quindi dovevo per forza accelerare, quindi era l'unica possibilità. Purtroppo mi è partita la macchina e via. Direi ottima gara comunque. Sono riuscito a ripartire. Va bene. Di consistenza. Bravo, assolutamente. Alex. Grazie. Bravo Alex, anche a te. Grazie. Buone vacanze, speriamo che ti serva come periodo per aggiustare questo tipo di problema, discrepanza, dicevo. Adesso si sale sul podio, credo. No, abbiamo Simone. Simone quarto, ecco, eccolo là. Ciao Simone. Ciao, ciao. Anche tu, gara non assolutamente, cioè voglio dire, gara assolutamente limpida e non compromessa da errori e diciamo problemi con la strategia. Tutto sommato ho visto un gran recupero per tutte e due le vetture del tuo team, quindi ci puoi descrivere un po' perché non funziona la qualifica e poi com'è che cambia così tanto la prestazione in gara? Sembrate davvero la Ferrari reale. Guarda, se lo sapevo perché non funziona in qualifica sarei partito più avanti. Sinceramente non lo so. Non lo so. So solo che per fare buoni risultati bisogna partire davanti e finché non riuscirò a fare una buona qualifica sarà difficile puntare altro che ad un terzo, quarto posto. Oggi l'unico tempo inarrivabile era quello di Ferraina, poi per il resto era questione di centesimi, l'abbiamo detto. Esatto. Sì, ho visto, infatti è stata una qualifica molto combattuta, e però ecco, devo fare anche due decimi meno che sono uscito nei test precedenti, però non so, durante la qualifica della gara non riesco a trovare forse la giusta concentrazione io, non so, forse un problema di setup, sinceramente non so, forse faccio un setup più propenso per la gara, un po' meno per la qualifica, a differenza di altri piloti che vedo sempre ben piazzati in qualifica e... niente, dai. Quanto come Alonso. Magari come Alonso, avere lo stesso manico. Per quanto riguarda la gara, dai, i primi giri molto forti e qualche toccata penso da peschiera, non so, al tornante, un incidente anche con Bossi, sempre nel primo stint. Quando sono riuscito un pochino a liberarmi dal tratto, tutto quanto, sono riuscito a fare anche dei buoni tempi, dai. Perché anche alla fine di stacco di soli 15 secondi da Kimi, penso sia abbastanza buono, partendo solo. Lo credo anch'io, infatti, cioè,
suppongo che anche per te una posizione di qualifica migliore significherebbe assolutamente una gara di tutt'altro stampo. Però non di meno voglio anche per te rimarcare la qualità della gara in termini di sportività, di correttezza nei sorpassi, perché ne abbiamo visti, abbiamo viste di cotte e di crude nelle lotte davvero troppo troppo esagerate, troppo all'ultimo sangue, si potrebbe dire. Ci sono stati veramente al limite contatti da rabbrividire, roba per cui noi entry level forse ci prenderemo anche più di una gara di reprimenda o squalifica. Lì sembrava una entry level versione con aiuti disabilitati, ecco. Va bene, quindi devo dire che la tua gara è encomiabile da questo punto di vista. No, dicevo, volevo solo scusarmi con Mario per, diciamo, una piccola incomprensione alla prima curva, perché ero affiancato solamente, che sono completamente scordato che la staccata andava leggermente a destra, ci siamo toccati. L'abbiamo visto nel replay, credo che si possa definire uno dei contatti normali a causa dell'imbuto che si è visto, ma poi ci sono state le veramente, non so come chiamarle, ci sono stati le iene, si sono piloti che si sono azzannati alla gola. Ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, no, battute a parte. Si è visto un pessimo show dal punto di vista dell'aggressività. Perciò un po' ribadisco, mi dispiace, gara senza macchia la tua. Io personalmente, perché, insomma, venendo dalla Swiss c'è tutto un altro tipo di correttezza, diciamo. Non mi trovo molto bene con questa aggressività che provo questa categoria, diciamo. Sì, ma poi più che l'aggressività è una forma di rispetto che oggi si è visto mancare. Questo discorso magari adesso è un po' lungo da fare, l'abbiamo già affrontato in diretta, magari ne si può riparlare nel forum e dove ci pare, però adesso, ecco, per chiudere il discorso, il mio era un complimento che verteva proprio sulla qualità della gara dal punto di vista sportivo e della correttezza. Sorpassi pulitissimi, grandioso quello su Dario, mi ha fatto veramente piacere, è stato pulito, eseguito a regola d'arte, veramente da manuale. Il migliore della gara. Direi di sì, se si potesse dare un premio, ed è uno dei sorpassi che ho visto, dei tanti, è stato il sorpasso più bello. Comunque, ottimo lavoro anche per la scuderia, che guadagna punti importanti e credo che questi faranno la differenza in classifica. Ora, se i miei collaboratori possono cominciare a valutare se ci sono variazioni in classifica, così da dare entrambe le classifiche aggiornate alla fine delle interviste. Io ringrazio Simone, anche lui auguri di buone ferie, buone vacanze. Grazie anche a voi. E si va sul podio con l'altra Ferrari, quella di Tonic 182, che oggi anche lui dai bassi fondi, tra virgolette, di metà classifica, ha dato prova di non aver perso lo smalto del pilota veloce che è. Ha condotto una gara d'attacco e qualcosa non ha funzionato, più l'incidente con Matrix. Ce la puoi spiegare tu, insomma, la gara com'è andata? Buonasera a tutti. Allora, partendo dalla qualifica, come Simone, cioè, avevo sul piede qualche decimo in meno, però vuoi un po' di traffico, vuoi un po' di concentrazione che nei test hai, ma che in qualifica un po' manca. È uscita fuori questa posizione, non sarebbe cambiato tantissimo comunque. Per quanto riguarda la gara, sono partito discretamente bene, ho visto qualcuno che usciva fuori, quindi mi sono trovato due posizioni avanti. Poi mentre seguivo il duello di Ferraina, mi sono trovato, cioè, non ho visto
nessuna macchina nello specchietto, ho sentito solo il botto. Da lì in poi avevo un bel po' di danni, praticamente ogni volta che le gomme scendevano sotto il 50% era come se fossero finite, quindi scivolavo un casino. Difatti i primi giri dopo l'uscita dei boxer... Scusami Tonic un attimo, c'è eco da parte di Roberto, ringrazio Roberto per aver sistemato, ecco Tonic può riprendere, scusate per l'interruzione. No, dicevo, per il botto che ho avuto guidavo un po' storto, praticamente nella prima parte dello stint ogni volta che uscivo dal box recuperavo su ferraina, ma appena arrivavo a metà gomme la macchina scivolava tantissimo, quindi perdevo tutto quello che guadagnavo, quindi da lì in poi, infatti gli ultimi giri li ho fatti un po' sulle uova, ero diciamo con le spalle coperte visto che avevo dietro Simone, però non riuscivo a spingere tantissimo. È stato un bel duello con Ferraina, gli ho fatto un sorpasso ai box che non me lo spiego perché avevo un casino di vantaggio e non mi spiego come mai sia riuscito a uscire prima di lui dai box. È stato un bel duello che è durato poi per gli altri giri, ci siamo controsorpassati, ci siamo divertiti. Quindi una volta tanto è andata sia bene la gara che i duelli. Sì, devo dire che anche da parte tua correttezza nei duelli e soprattutto grande spettacolo. Peccato per la tamponata, perché come ho detto in diretta e grazie anche per avercelo chiarito adesso e confermato, quindi avevo il dubbio che la tamponata ti avesse causato problemi, anche perché a gomme fresche sparavi tempi decisamente buoni. Ricordo uno dei best lap in gara nell'ultimo stint, 31.8 contro il 31.5 di Ferraina, poi battuto dal giro più veloce di Dario, 31.2, che aveva comunque montato gomme fresche da poco, quindi si vede che la materia prima in quanto a passo gara c'era. E sì, è momento di sfortuna quello, però diciamo che non sei arenato nella... non ti sei tirato indietro, ecco, non ti sei più smarrito, ma sei andato all'attacco. No. Mi è piaciuto il fatto che non ti sei arreso dopo la tamponata, è come se non l'avessi subita in pratica. Diciamo sì e no, cioè diciamo appena ho sentito il botto ho visto che era tutto attaccato, non avevo perso pezzi. Avevo il volante un po' storto, però mi chiudeva un po' troppo in curva, però a gomme fresche aiutava perché mi permetteva di accelerare prima, però a gomme finite era impossibile accelerare, anche in frenata andavo sempre in sottosterzo, però a gomme fresche la botta è stata propizia, perché forse senza quella non so se riuscivo a fare quei tempi. Veramente era strano perché in uscita di curva riuscivo a chiudere prima la corda, quindi acceleravo molto prima del solito. Cioè, se lo fai in qualifica lo pago, secondo me. Non so chi è stata a urtarmi. Io mi sembra, scusami ancora Tony. Ah, perfetto, se lo fai in qualifica ti pago, che va benissimo. In gara un po' meno. Mi sento meno in colpa così, dai. No, in gara mi dispiace. Un urto strano, però ti ho detto, non avevo, cioè sentivo che era tutto attaccato, andavo un po' storto, però non eccessivamente. Cioè, l'unica, ovviamente, a metà gomma in poi era come guidare con le dure finite. Danni alle sospensioni sono sempre particolarmente fastidiosi, non si avvertono per chi... Anche strani. Per chi non guida, infatti sì, è una cosa che sì, se uno guida può apprezzare, solo chi guida capisce quanto è difficile guidare una macchina che non è dinamicamente bilanciata. Perciò il tuo terzo posto ha un gran valore oggi e aiuta l'economia della squadra in campionato costruttori. Inutile negarlo, questo secondo me vi permetterà di balzare avanti di nuovo alla Caterham, forse, che vi era, o addirittura di acciuffare la Lotus. No, però
No, non ci sono state grandi variazioni. Comunque accorciare gli stacchi o consolidare la posizione, sì. E per te sono punti, credo, importantissimi, perché Bosi è andato a secco. E quello cambia tantissimo, credo, la classifica piloti. Perciò costanza e rendimento sono una buona formula, una buona ricetta per fare un'ottima parte di campionato. La seconda parte, insomma, diciamo che anche da voi ci si aspetta grandi cose. Quindi buone vacanze anche a te, avrai tempo di riposarti e di lavorare sulla qualifica. Ci vuole, sì, soprattutto sulla qualifica. Bene, allora, visto che è tornato un altro pilota, o meglio è entrato, non tornato, torniamo noi indietro tra le fila del User Gran Premio per sentire la voce di Prestige, carissimo pilota che commenta le nostre gare di entry level, che oggi ha avuto una gara positiva, devo dire, anche lui lontano dai guai, però peccato perché non è riuscito a prendere punti, solo per poco, visto che alla fine, tra la sosta di Peschiera, il fatto che Clio si sia dato un po' di mazzate tra virgolette con Fernando, potevi sfruttare l'occasione. Ma potevo, oddio, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Che strategia, diciamo, avevi che... anzitutto? Ma io ho fatto due soste soltanto, morbido e morbido. Avevo un assetto che tutto sommato mi permetteva di fare 16-17 giri tranquillamente. Infatti ho fatto soltanto due soste. Problema è che... Come, scusa? Anche l'ultimo in tutte e due gli stint a rientrare, quello praticamente che ha fatto più giri di tutto è quella mescola che avevi a disposizione. Sì, fra l'altro ho cambiato le gomme che avevo ancora il 20%, però visto che ormai come numeri di giri mi mancava poco, ho potuto cambiarle, infatti sono arrivato alla fine con 50% di gomma. Forse potevo azzardare una sosta soltanto se avessi messo le dure. Però, insomma, dall'ultima posizione ho cercato, volevo fare una gara aggressiva, però quelli davanti non si fermano, ragazzi, vanno troppo forte. Ho visto, oggi ho contato i primi 11 piloti nel giro di un secondo, a parte il primo che ha dato mezzo secondo al secondo. Tutti gli altri a 7 centesimi. Sì, l'abbiamo sottolineato anche noi in diretta. E lì è dura riuscire a recuperare. Ho guadagnato posizione, forse... grazie ai ritiri, credo di aver fatto un unico sorpasso soltanto all'inizio della gara. Guarda, ti sei issato fino all'undicesima posizione, quindi direi che nel primo stint hai lavorato bene, forse poi è stata proprio una questione di passo gara. Ma diciamo che sono arrivato fino all'undicesima posizione grazie anche ai pit stop degli altri, perché sono stato l'ultimo a fermarmi. Diciamo che nel giro delle fermate ci poteva anche stare, ma sapevo che non poteva durare più di tanto, tant'è che quando mi hanno attaccato non ho neanche tentato di resistere, perché mi hanno attaccato quando avevano le gomme freschissime e io ero alla fine del mio stint, quindi quei due piloti che mi hanno puntato li ho lasciato quasi strada, proprio perché non aveva senso cercare di resistere, primo perché avevo le gomme finite, secondo perché avevano un passo nettamente più veloce. Comunque, tutto sommato va bene. Mi alleno poco, purtroppo, e i risultati si vedono. Speriamo dopo la sosta di un po' di tempo, dai. Sì, anche per te, insomma, speriamo che questa pausa ti dia modo di riorganizzarti provando un po', poi a Spa si riesce sempre a fare risultati buoni se ci si allena, perché è una pista molto difficile, lo sai benissimo. Sì, il problema è che qui dalle nostre parti, io sono di Palermo, vorrei sottolineare anche che qui dalle nostre parti d'estate si esce quasi tutte le sere, quindi l'inverno magari sono... Caro Fabio, lo so, preferisco andare in giro. Spiaggia, non so se vai a Mondello, comunque capisco la vita mondana di Palermo, perché ci sono stato anch'io, ci ho vissuto un paio d'anni. Ed è una bella cosa, ma se no, riesci ad allenarti un po' di più, se riesci, farai bene, secondo me. Anche le altre persone. E quindi lo so, ci proverò, ragazzi, cercherò di impegnarmi.
mi diverto ancora tanto, anche se ci sono un paio di cosine che andrebbero limate ancora. Comunque, ah, guarda, oggi ne abbiamo discusso a lungo e largo di cose che non vanno, però credo che, e spero che sia una situazione circoscritta a questa gara, perché veramente, l'ho detto, no, lo ribadisco, sembrava ci fossero le Iene. Vorrei sottolineare una cosa, giusto perché ne stiamo parlando, senza alimentare nessuna polemica completamente, anzi chiedo scusa subito a qualcuno se pensa di essere attaccato alle mie parole, ma io, lungi da me da fare una cosa del genere, volevo semplicemente dire che la sessione gara serve per la gara, la sessione qualifica serve per le qualifiche, la sessione warm up serve proprio per prepararsi la macchina per la gara. È inutile far gara anche in sessione warm up, perché se qualcuno mi vuol passare a tutti i costi spingendomi, io che sto preparando la mia macchina, sto cercando di controllare il comportamento della macchina con piena carica di benzina, non mi sto allenando più, non riesco più a preparare la macchina. È tutto qui il mio punto, dico. Il warm up serve per quello, il warm up non serve per far gara, hai 59 giri per far gara, non ammazzarti nel warm up, non serve, il warm up serve per prepararti l'assetto gara, punto. Sì, si può raccogliere in pieno la critica, però è una cosa che, diciamo, sconfina a livello teorico, è un discorso molto ampio che si dovrebbe fare. Io penso che sul rispetto tra i piloti, a preparare la macchina, Fabio, per la gara devi allenarti, devi prepararla prima, quello sicuramente, quello in 10 minuti puoi vedere se magari indubbiamente serve, però io hai dei comportamenti diversi da quelli che hai provato. Io ero indeciso fino all'ultimo, ne ho tutto il diritto, ma hai ragione tu che non dovrebbe stare io via. Ero indeciso fino all'ultimo se fare la gara con le dure, e quindi ho caricato 180 litri di benzina, stavo provando la macchina, stavo provando a vedere il comportamento della macchina con le dure. Quando c'è qualcuno dietro che ti spinge, ti sbatte continuamente, ti dice fammi passare, io non posso più provare quello che voglio provare, capisci? Penso di averne il diritto di farlo, tutto qua. Evidentemente sì, c'è un chiaro problema, però ecco, sicuramente è una cosa da rivedere sul forum più che in diretta, perciò ne stiamo parlando così tranquillamente. Sì, abbiamo fatto un appunto, sono serenissimo, tranquillissimo, attenzione, non voglio, ripeto, alimentare polemiche e niente, mi sta benissimo tutto così, lodo sempre VRG perché per me caro questo è un gran bel gruppo, caro Prestige, secondo me, lo so che ti ha a cuore VRG, appunto per questo ecco, la discussione la possiamo continuare sul forum, però il tuo contributo per descrivere la gara ci serve sempre. E ti aspettiamo martedì prossimo, è inutile dirtelo, in questo scambio vicendevole di ruoli che ci commenterò le tue gesta. Ma non lo so, adesso oggi abbiamo visto fuoco e fiamme. La prossima settimana è la pagina di un altro libro, quindi si vedrà. Adesso, senza divagare troppo, facciamo un sunto. Dunque, con la gara di oggi praticamente cambierà qualcosa in classifica. Suppongo che Gabriele Bosi perde la seconda posizione in gara a vantaggio di Tonic. Mentre per quanto riguarda il costruttore, ora se potete aiutatemi Guglia e Roberto. Sì, ce l'avevo, dicevo, sono aumentati i distacchi fra la Ferrari e la Force India, chiaramente. Bene. Ma le posizioni sono rimaste invariate. Anche sì, nel piloti? Bosi ha perso, dei piloti no, sono cambiate. Da 101 rimane a 101 e Tonic sale a 102. Quindi sì. Il quarto? Marco Loda, che sarebbe Kimi. Scusami, sul Kimi 75, quindi Kimi si rivitalizza con questa vittoria. Molto, esatto, a Bosi e a Tonic. Poi abbiamo Simone 90, una Caterham 86 che è Giuseppe Urso, dovrebbe Zed. Essere... No, anzi Matrix. Sì, scusate. Matrix. Esatto, poi abbiamo Alex a 61 punti. Bene. Grazie a Roberto e Guglia per aver fatto un riepilogo di classifica, classifica che potete consultare visitando il sito web
di WRC e poi guardare anche tutti i dettagli riguardo alle classifiche del costruttori, nonché i giri più veloci, tutti quei particolari che potrete osservare, che di solito non potete osservare direttamente, li potrete rivedere lì. Poi un ultimo appunto, adesso si va in vacanza, ormai l'avete capito, per WRG questa sarà una pausa di un mese, anche oltre, quindi si riprenderà a fine agosto, il 28 se non sbaglio, per il Gran Premio di Spa, che è la gara più corta del campionato WRG F1 2013. Però sicuramente una delle più impegnative, se non la più impegnativa. Comunque dovrebbe essere il 30, non il 20. No, scusate. Forse più il 27, non il 28. Come giri, ma come numero... chilometri, assolutamente no. Sì, Prestige, un attimino. Scusate, Prestige, ricordo che l'audio tuo si sente ancora. Per favore, se puoi provvedere a mutare il microfono, così finiamo la diretta e poi si potrà chiacchierare e bivaccare felicemente. Quindi, riepilogando, appuntamento per il prossimo Gran Premio, quello di Spa, Gran Premio di, del Belgio, settembre. Sul circuito di Spa Francorchamps, a settembre, quindi non ad agosto. 3 settembre, ore 22. 3 settembre, quindi lunga pausa per tutti, però intanto ci saranno degli special, penso che se ci sarà la possibilità saranno anche trasmesse le dirette per questi, oppure se non ce ne sarà vi invitiamo a iscrivervi per aumentare il divertimento in pista. Detto ciò, ecco, ringrazio per la collaborazione questa sera in via eccezionale in cabina di regia. Con me sono stati Roberto Sala e Guglia, colleghi in entry grazie, level. Grazie a tutti, grazie a te, WRG, a tutto lo staff per averci dato l'opportunità. Senz'altro, è un'esperienza preziosa e anche un bel lavoro, cioè, si può chiamare lavoro, comunque io lo faccio per passione, tutti lo facciamo per passione, anche la passione ci guida in pista, e sebbene non sia stato esattamente il quadro di quello che abbiamo visto oggi, speriamo bene per le prossime gare, un grande spettacolo e soprattutto un buon divertimento per tutti. Quindi ancora una volta grazie a tutti, una buona serata e arrivederci, buone vacanze anche a voi, arrivederci alla prossima, ciao. Ciao, ciao, grazie a te, ciao. Tutti.